Marcello Nardillo, presidente della Proloco di Buccino, nonché neopresidente della UMPLI Salerno, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia. Siamo nella sala Fiammenghi, nel complesso monumentale degli Eremitani di Sant'Agostino, che accoglie il Museo Nazionale Marcello Gigante. Si è appena conclusa la riunione per l'insediamento del Comitato Provinciale UMPLI Salerno, quindi una serata molto importante per Buccino. Sì, si sono appena conclusi i lavori di insediamento del coordinamento provinciale che ha visto ovviamente ospite al tavolo istituzionale anche il presidente dell'UMPLI Campania, Toni Lucido, il sindaco dottor Nicola Parisi e il nostro presidente del coordinamento UMPLI Napoli, Gigi Barbati, nonché abbiamo avuto anche la vicinanza e i saluti da parte del presidente delle Proloco Sannite, Renzo Mazzeo. Tutti ovviamente giovani eletti che in questo caso sono vicini al Comitato Salernitano, alla mia persona, con cui iniziamo a lavorare con serenità e serietà, un percorso ovviamente fatto di tante attività, di tante intese che porteranno di sicuro il Comitato UMPLI Campania ad altissimi livelli ovviamente. Le Proloco sono gli attori, i protagonisti, diciamo le anime, il cuore pulsante, così come ha evidenziato il nostro presidente Toni Lucido, del territorio. Ogni Proloco nel proprio territorio ha tanto da dimostrare, tanto da lavorare e tanto praticamente da esprimere, portando alla luce storie, tradizioni, culture di ogni singolo posto. Quindi l'operato del Comitato Provinciale di Salerno di sicuro sarà quello di accompagnare, sostenere le attività delle singole Proloco del Salernitano. Ricordiamo che ad oggi le Proloco del Comitato Salernitano ne sono 162, quindi ci sarà sicuramente tanto lavoro da fare. Nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio si sono distribuite quelle che sono le cariche a supporto del coordinamento, quindi è stato eletto un vicepresidente nella persona della signora Elena Tommasino della Proloco di Laurino, abbiamo eletto il nostro segretario, mantiene praticamente una linea ben definita in quanto lo stesso è il presidente uscente del coordinamento, Mario De Iulis, nonché neo eletto al Consiglio Nazionale dell'UMPLI. A questi hanno fatto seguito una serie di referenti d'area, quindi presidenti di Proloco che in qualche modo sono vicini al territorio, che saranno le sentinelle del territorio e che insieme a noi daranno ovviamente vita a un supporto a quelle Proloco che sono rimaste leggermente indietro per far sì che la stessa cresca all'interno del territorio salernitano in modo da far crescere nell'insieme il coordinamento provinciale. Ha partecipato all'insediamento del nuovo coordinamento provinciale il conduttore televisivo Enzo Landolfi. Enzo è una persona molto dinamica, è stata vicina alle Proloco del Salernitano, ha fatto una serie di studi che hanno portato alla realizzazione di un libro, di un ricettario fatto di storie e tradizioni che vanno a descrivere nel dettaglio quelle che sono le sfaccettature della provincia di Salerno. Noi siamo particolarmente grati ovviamente ad Enzo per aver realizzato quest'opera, un'opera sostenuta più volte in una serie di presentazioni pubbliche su tutto il territorio del Salernitano. In virtù della sua nuova nomina a presidente dell'UMPLI Salerno, quali saranno le aspettative del Comitato Provinciale? Sì, ne ho eletto ma con tante idee già condivise diciamo dal gruppo di coordinamento, dal nuovo consiglio di amministrazione. Diciamo che così come ho operato nel mio territorio, quindi nella nostra Buccino, l'idea è quella di coinvolgere, allargare e praticamente dare luce e spazio all'intero territorio della provincia di Salerno. La nostra provincia è ricca di qualsiasi aspetto e di tantissime tradizioni, nonché anche di storia, cultura, archeologia, una serie di siti UNESCO sono all'interno del nostro territorio, quindi sicuramente sposando anche quelle che sono le attività, le professionalità dei giovani del territorio che oggi sono presenti all'interno delle Proloco potremmo sviluppare, realizzare e progettare delle grosse opportunità per il territorio, evitando ai giovani di allontanarsi. Quindi l'idea è quella di creare dei progetti intercettando anche fondi europei o fondi che vengono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come la Proloco di Buccino ha fatto per diversi anni, e poter riqualificare, promuovere al meglio il nostro territorio, garantendo ai giovani di rimanere nel territorio stesso. Parliamo della riunione che si è appena conclusa, l'importanza di questa riunione. È una tappa sul piano formale, solo una, rispetto di una procedura sul piano formale, quella di insediamento di un neo comitato provinciale recentemente costituito, ma è stata arricchita di contenuti, è stata arricchita di scelte, la volontà di mettere in un piccolo paese di montagna con tanta storia che Enzo Landolfi ha citato, cioè un paese che ha 7 siti archeologici e avere anche la sede del comitato provinciale
provinciale delle Prologo sta a significare una scelta di campo forte e coraggiosa. È una riunione importante perché mi è sembrato ricogliere un profondo rispetto e riconoscimento verso il predecessore Mario De Iulis nel ruolo di presidente provinciale e quindi un riconoscimento di aver rilanciato l'unità, la solidarietà delle Prologo e l'aver passato un testimone a un giovane dinamico, Marcello Nardiello, che può essere la continuità di questo impegno. La riunione odierna dà questa dimensione di una strutturazione di un pensiero e quindi di una speranza organizzata qui sul territorio. Quindi attraverso l'organizzazione si appalesa ciò che vuole essere il futuro. Credo che il futuro sia una delle condizioni, questo futuro che si prospetta in questo modo, una scelta molto molto bella. Il decentramento, ma mettendo al centro sempre il territorio e la sua storia. Lei nel corso della riunione ha sottolineato un fatto, rafforzare il ruolo di identità. Certo, è un elemento molto importante che in una stagione come questa, la nostra, dove è forte la confusione, non si capisce bene, si mangia la stessa cosa qui in Italia come in Giappone, negli Stati Uniti o in altri luoghi, è necessario rafforzare il senso di identità, cioè riconoscersi in tradizioni, storie, appartenenza, non significa provincialismo, ma significa avere quel senso di appartenenza, che una volta si usava un'espressione molto carina nei paesi, il vecchietto richiamava quando bambino tu giocavi, richiamava, bello guaglio, senti qua, a chi appartiene? Quell'espressione apparentemente banale significava l'identità di la famosa gens romana, una famiglia, un modo di essere, un modo di pensare, ha una identità socioculturale importante. Noi dobbiamo rafforzarla perché rafforzando l'identità si può condividere anche la globalizzazione. Perdendo l'identità si diventa uno qualsiasi nel mondo senza avere riferimenti storici, culturali e c'è lo smarrimento, quello che si è creato negli ultimi tempi. Presidente, si è appena conclusa questo momento in particolare per l'Umpli di Salerno, una tranquilla riunione in un contesto eccellente. È stato sottolineato più volte il ruolo delle Prologo, sono a presidio della cultura del territorio. Qualcuno ci chiama le sentinelle del territorio, noi viviamo in un territorio di circa 5.000 km quadrati, quindi un'estensione immensa. Abbiamo 158 comuni e operano su questi 158 comuni la bellezza di 162 Prologo. Ognuno fa le sue attività, non tutte operano allo stesso modo, ci sono quelle più attive, quelle meno attive. Prologo che sono localizzate in paesini di 200-300 abitanti, quindi fanno quello che riescono a fare in un momento come questo specialmente. Insomma. Parliamo di questa cessione dello scettro da lei a Marcello Nardiello. Ho ritenuto opportuno dopo due mandati di passare la mano a un presidente di Prologo molto giovane, quarantenne, che ha dimostrato negli anni di essere veramente valido. Il presidente della Prologo di Buccino gestisce il Museo Nazionale Volcei, quindi una persona in gamba veramente valida a cui ho passato volentieri la mano e sicuramente sarà colui che traghetterà questo comitato provinciale Umpli Salerno su lidi migliori e abbastanza lunghi. Cioè, in effetti noi generalmente pensiamo quantomeno di puntare sui prossimi 8-10 anni, quindi puntare su un giovane è molto importante, è un veicolo migliore perché in effetti fare il presidente per 4 anni si riesce appena a capire come funziona la macchina per poi proseguire. Penso che 8 anni sia il minimo che uno si può prefiggere. D'altronde lo statuto prevede due mandati e non di più.